Buon pomeriggio e benvenuti a questo primo incontro con la World Bank, organizzato con gli amici dell'OICE nell'ambito dei Development Webinars dell'agenzia ICE. Questo è il programma degli interventi odierni. Abbiamo un ricco intervento di presentazioni. Partiamo con il presidente dell'agenzia ICE, Carlo Ferro, che farà l'intervento di apertura, seguito da il vicepresidente di OICE Roberto Carpaneto. Dopo l'intervento di apertura sarà la volta dei relatori della Banca Mondiale. Entreremo con Enzo De Laurentiis, il Chief Procurement Officer della World Bank. Il suo intervento sarà in lingua italiana e sarà condiviso con quello di June Brody, che è la Senior Procurement Specialist della World Bank. L'intervento di June Brody sarà in inglese. Alla fine ci sarà una robusta sessione di question and answers. E per finire le closing remarks, l'ingegner Gabriele Scicolone, presidente di OICE. Ecco, alla fine del webinar, una informazione di servizio per tutti i partecipanti. Il sistema vi chiederà di compilare un questionario di valutazione sull'iniziativa che vi preghiamo di compilare, per noi è molto molto importante. Diciamo che possiamo iniziare, apriamo subito i lavori e passo la parola al presidente dell'ICE, Carlo Ferro. Grazie dottore, buon pomeriggio a tutti, benvenuti anche da parte mia a questo secondo appuntamento con i Development Webinars. L'appuntamento di oggi è dedicato all'Operational Procurement della Banca Mondiale, è realizzato in partnership con gli amici dell'OICE, che saluto. Saluto in particolare il presidente Scicolone e voglio veramente ringraziarlo per l'eccellente, credo, lavoro e collaborazione che stiamo portando avanti in questi anni nell'interesse dell'impresa. Saluto anche il dottor De Laurentiis che è qui oggi con noi e che ringrazio per il supporto e l'attenzione che ha dedicato alle imprese italiane in questi anni, ma soprattutto per la sua grande disponibilità con cui le imprese italiane hanno raggiunto traguardi importanti nell'attività con la World Bank. In particolare nel 2019 le imprese nel settore della consulenza tecnico-ingegneristica si sono aggiudicati contratti per 42 milioni di dollari, che sono il 2,6% del totale dei contratti assegnati dalla banca in questo comparto. Pensate che questo dato si colloca l'Italia all'ottavo posto e fa guadagnare quattro posizioni rispetto al dodicesimo posto del 2018. Quello del 2019 è il mio risultato, però dal 2019 sembra passato veramente un secolo con i cambiamenti che ci sono stati in questi mesi e adesso vogliamo guardare al 2020 con la determinazione di supportare la ripresa dei mercati esteri delle imprese italiane sui mercati esteri, in particolare con focus sulla comunicazione e sul digitale. Ecco, ma per le imprese dell'OICE abbiamo anche voluto lanciare questo ciclo speciale di webinar che ha due obiettivi. Il primo è quello di consolidare e rafforzare le esperienze e i risultati importanti già raggiunti dalle imprese italiane nella consulenza, nell'ingegneria, nei servizi di architettura e immagino che molte di queste imprese oggi siano collegate a questo incontro e voglio tutti salutarli. Il secondo obiettivo che ci siamo posti è stato anche quello un po' di avvicinare questo mondo alle banche multilaterali di sviluppo per superare un possibile fraintendimento o una percezione che sarebbe errata che l'attività collegata alle banche multilaterali di sviluppo sia essenzialmente rivolta alle grandi imprese di infrastrutture, ai loro settori contigui, e invece scoprirete oggi, ma lo sapete già, che è una realtà estremamente importante anche per le società di consulenza, ingegneria e di architettura. Quindi vogliamo in questo modo un po' ampliare il ventaglio e l'impegno dell'ICE, avvicinando di più le
imprese italiane alle grandi istituzioni finanziarie internazionali, consapevoli che qua ci sono enormi opportunità e anche coscienti che possiamo fare di più. Per fare di più, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, stiamo rafforzando e estendendo la rete di presenza degli uffici ICI presso le istituzioni finanziarie internazionali. Sapete che ad oggi siamo, e siamo da 20 anni, no? Non ad oggi, nella World Bank a Washington, e di questo parliamo oggi. Siamo presso l'Asian Development Bank con una persona ospitata presso l'ambasciata di Manila, e abbiamo definito un programma di apertura di 4 nuovi desk dedicati presso l'Asian Infrastructure Investment Bank, presso l'Asian Development Bank, presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e presso l'Inter-American Development Bank. Ma essendo solo dei saluti, è venuto veramente il momento di concludere. Concludo facendo riferimento a una delle immagini del video che ha introdotto questo evento. In effetti, avete notato che esattamente fra 70 anni cadrà la ricorrenza del primo l'anno prossimo, scusate, cadrà la ricorrenza del 70° anniversario del primo prestito concesso dalla Banca Mondiale, che all'epoca era la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, all'Italia. Pensate, erano 10 milioni di dollari americani all'epoca a favore della neocostituita Cassa per il Mezzogiorno. E mi piace alla fine prendere questo punto per fare un bridge sul futuro verso il Mezzogiorno. Infatti è anche uno degli obiettivi dell'ICE quello di aumentare la partecipazione delle regioni del sud all'export nazionale. L'attuale 12% è insufficiente, non rispecchia le potenzialità di quest'area del nostro territorio che è così ricca di eccellenze. Proprio siamo in un momento importante, perché è un momento in cui il ruolo dell'Italia è passato da essere quello del principale beneficiario europeo della Banca Mondiale a essere quello di uno dei principali partner europei della Banca Mondiale, che apporta competenze, capacità di ingegneria, consulenza tecnico-economica e anche capacità di costruzione delle infrastrutture. Questo è un risultato che si basa sulle capacità e sulle eccellenze delle imprese che ci ascoltano. Io voglio concludere dicendo che l'ICE è a disposizione di questo supporto, che la collaborazione fra l'ICE e l'OICE mi sembra una strada costruttiva per continuare ad ampliarlo e a portarlo avanti, e augurando a tutti quanti un ottimo lavoro nella sessione di oggi. Grazie. Grazie Presidente, passerei la parola adesso al Vicepresidente di OICE, Roberto Carpaneto. Grazie, volevo assolutamente associarmi al ringraziamento ai relatori della World Bank, in primis direi anche l'amico Enzo De Laurentiis, capo del Procurement Operation. Dico amico perché ormai ci incontriamo abbastanza frequentemente con lui, come OICE e come altre organizzazioni. Abbiamo fatto dei seminari insieme, eventi a Venezia, Palermo, Milano, Napoli, quindi grazie veramente ancora una volta per la disponibilità e per le informazioni che vorrà dare alle nostre aziende. I like also to thank June Borodi for her availability today to be with us, and we will be very interested to listen her presentation later on. Mi piace inoltre ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Oggi abbiamo avuto, vedo adesso, ci sono una 150 partecipanti, quindi un buon numero, associati all'OICE, ma non solo associati all'OICE, anche società differenti e associate ad altre organizzazioni. Infine vorrei ringraziare l'agenzia ICE, il presidente Carlo Ferro che ha appena introdotto questo evento, ma anche il dirigente Roberto Lovato, grazie a Bernard Prevet, tutte persone insieme a Nadia Salem che hanno lavorato insieme al nostro Marco Ragusa affinché questo evento possa essere, si sia effettuato, e sarà sicuramente molto importante. Voi sapete tutti cos'è l'OICE, circa 400 associati, 3 miliardi di fatturato,
complessivo, raccoglie le società di ingegneria, di consulenze di ingegneria, di architettura. Il punto importante, circa il 46-47% nel 2019 è stato realizzato, è stato fatturato all'estero, di produzione all'estero. Quindi è proprio sull'estero che noi lavoriamo moltissimo, quasi la metà, e uno degli attori ai quali facciamo riferimento è sicuramente la Banca Mondiale in giro per il mondo. Dal 2010, cioè negli ultimi 10 anni, faccio un passo indietro abbastanza lungo, comunque le nostre società di ingegneria e di consulenza si sono aggiudicati circa 200 progetti nel settore dei trasporti, della water sanitation, del management, dell'health and social service, dell'infrastructure, dell'energia, eccetera. E ovviamente su progetti che erano principalmente in Africa, in East Europe, Centro Asia, Latino America e Sud e South Asia. In particolare, noi sappiamo che nell'anno fiscale 2019, tanto per avere un'idea, la Banca Mondiale ha segnato circa 1.150 contratti per un valore di 1,5 miliardi di dollari. E come diceva il Presidente, i contratti aggiudicati a società italiane sono stati circa 18 per un valore complessivo appunto di 42-43 milioni. Direi che sicuramente l'OICE insieme con l'ICE questa volta ha ormai avviato da qualche anno un processo di informazione, formazione, e questo ha portato ai risultati che ci diceva anche il Presidente. Siamo saliti all'ottava posizione nella classifica generale, eravamo molto più indietro, faccio un salto indietro, nel 2011 se non vado errato eravamo 43esimi, quindi veramente c'è stato, ma anche nell'ultimo triennio abbiamo avuto tutti gli anni un avanzamento sia per beni ma sia per appunto per consulenza e attività di ingegneria, che sono le cose che forse mi fa piacere, che noto che abbiamo superato i 150, adesso siamo 155, quindi forse avremo ancora di più dei partecipanti. Dicevo, abbiamo superato valori abbastanza buoni, ma questo non vuol dire che siamo contenti, tra virgolette, o che sia sufficiente. Possiamo fare molto di più ed è questo il motivo per cui siamo ad ascoltare oggi attraverso un webinar. Come dicevo, noi avevamo già previsto come OICE di fare addirittura una missione a Washington. Quello che sta succedendo in questo periodo, a maggio, per dirvi la verità, in questo periodo quello che sta accadendo non ci può fermare, anzi ci deve spronare a far sì che più aziende ancora partecipino ai tender della Banca Mondiale. Ascolteremo tra virgolette quali sono le caratteristiche e i trucchetti per cercare di imparare sempre di più a partecipare e a vincere questi tender. E ovviamente abbiamo organizzato, in sostituzione della visita a Washington, cosa che abbiamo già fatto in passato, anche una non tanto tempo fa, abbiamo previsto appunto due webinar, uno oggi dedicato al procurement operational e uno seguirà un focus, credo il 30 giugno, se ricordo bene, sul corporate procurement. Quindi direi siamo sulla buona strada, andiamo avanti così e ascoltiamo sicuramente, e lascio la parola quindi a Enzo De Laurentiis, e buon lavoro a tutti quanti. Grazie Roberto per l'introduzione, grazie Presidente Ferro, è veramente un grande piacere per me come sempre partecipare a questi seminari dell'OICE. E sarebbe bellissimo farlo insieme in Italia, ma comunque questa tecnologia ci sta aiutando in questi momenti abbastanza difficili, come diceva Roberto. Quindi parlerò in italiano, il mio italiano dopo 30 anni in America forse potrebbe beneficiare di poter sciacquare i panni in Arno, come diceva il Manzoni, ma quindi mi perdonerete qualche caduta diciamo di linguistica, ma e poi passerò la parola alla collega June che continuerà a parlare di aspetti ancora un po' più tecnici. E mi scuso di non poter restare tutto il tempo con voi, ma purtroppo in questi giorni la mia agenda è abbastanza complicata, come potete immaginare. È un momento molto intenso,
che però diciamo è importante ricordare anche nel contesto di quello di cui stiamo parlando. La Banca Mondiale è un'organizzazione internazionale multilaterale, come sapete, con 189 paesi come membri, che ha uffici in 130 paesi diversi, ed è un'organizzazione che in questo momento veramente direi con orgoglio sventola la bandiera del multilateralismo e la bandiera diciamo dello sviluppo internazionale in momenti abbastanza difficili anche per questi temi globalmente, ma con un appoggio molto forte di tutti i membri, i paesi membri, attraverso tutte le diverse realtà geopolitiche, attraverso tutte le diverse momenti diciamo particolari nei diversi paesi. Diciamo abbiamo avuto delle conferme molto importanti, per esempio nell'ultimo aumento di capitale un paio di anni fa, che ha portato un aumento di capitale di 13 miliardi versato tra la banca, l'EBRD e l'IFC, che ha aumentato quello che chiamiamo il financial firepower della banca, a un replenishment storico dell'AIDA, che appunto è la parte della banca che lavora con i paesi più poveri, un replenishment che è stato concluso in dicembre del 2019 con 82 miliardi, e ve ne parlerò un po' più di questo. Questo significa che c'è un appoggio molto forte dei shareholders. In questo momento, in questi ultimi due mesi, ci siamo concentrati soprattutto sull'appoggio a più di 100 paesi per affrontare l'emergenza della pandemia, del Covid, soprattutto l'aspetto di salute nei primi mesi, quindi salvare vite, in sostanza, e ci stiamo spostando adesso con molta intensità sull'aspetto dell'impatto economico e sociale. Comunque, questo per darvi un'idea del fatto che la Banca Mondiale è un organismo in crescita, direi, in crescita dal punto di vista sia dell'appoggio che riceviamo dagli shareholders, sia dal punto di vista del portafoglio che finanziamo, che significa che stiamo parlando anche di un portafoglio di contratti che ovviamente è in crescita, quindi un mercato molto interessante dove aspetti di qualità, di sostenibilità e di innovazione stanno diventando sempre più importanti, e ne parleremo di più durante il seminario. Per cui questo è un mercato non soltanto in crescita, ma particolarmente interessante per aziende che hanno molta capacità, aziende serie, aziende che già lavorano in un contesto diciamo molto anche regolamentato dal punto di vista, per esempio, degli aspetti di ambiente e sociali, aspetti di diciamo anche di governance. Per cui le aziende italiane, come altre aziende europee, le vedo particolarmente, ma diciamolo pure, anche agevolate, nel senso che non nessuno viene preferito agli altri, però è ovvio che la capacità, l'esperienza, la qualità adesso hanno un'importanza essenziale nei progetti della Banca Mondiale e nei contratti della Banca Mondiale. Chiederò alla mia collega, glielo dirò adesso in inglese, di mettermi le slides, così procediamo. June, could you please put the slides on and I'll give you some quick direction to move from slide to slide. Yes, can you just go to the next one? Ok, so vi parleremo un po' giusto brevemente della banca. Adesso non so quanta esperienza abbiate come partecipanti dirette sulla banca, quindi non voglio perdere troppo tempo su quello, ma dirò alcune parole per spiegare come il business model della banca e anche lo status della banca hanno un'importanza significativa per la nostra discussione. Vi darò qualche dato, l'ingegner Ferro già ha dato qualche dato, ma giusto per spiegare un po' com'è la situazione al momento, e poi parleremo un po' di come si è sviluppata la riforma del sistema degli appalti nella banca, di quali sono le ragioni che ci hanno portato a questa nuova policy e quali sono le opportunità che questo crea. E poi June vi darà anche qualche consiglio pratico su come preparare delle offerte vincenti.
e come seguire diciamo, tutte le informazioni, le notizie che la banca dà, che sono probabilmente le più estese tra tutte le organizzazioni internazionali. La Public Information Policy, Public Disclosure Policy della Banca Mondiale è forse la più aperta, quindi trovate dati su qualsiasi aspetto dei nostri progetti. June, could you go to the next one, please? And the next one as well? Ok. Dunque, no, the first one, the previous one, please. No, the previous, please. Thank you. Yeah, the next one. Ok. Good. So, quindi, giusto per spiegare molto brevemente come diciamo, la Banca Mondiale è un'organizzazione abbastanza complessa che si forma in realtà, che si comprende 5 istituzioni che hanno la loro governance particolare, anche se lavorano tutte per raggiungere gli stessi obiettivi. Oggi parleremo soprattutto, anzi quasi esclusivamente, delle prime due, l'IBRD e l'AIDA. L'IBRD, come ricordava nell'introduzione il dottor Ferrer, è stata formata proprio dopo, nel primo dopoguerra, per aiutare la ricostruzione dell'Europa, ed è stata la prima istituzione. L'AIDA è ugualmente importante, venuta qualche anno dopo, ed è stata formata per soprattutto aiutare i paesi con un ingresso medio molto molto basso, quindi paesi molto poveri con situazioni di capacità molto molto fragile. L'IBRD, giusto per spiegare, si finanzia soprattutto sul mercato dei capitali, anzi quasi esclusivamente sul mercato dei capitali, mentre l'AIDA viene ogni 3 anni c'è un accordo tra gli stati membri per un replenishment. Come ho menzionato prima, è molto ben capitalizzata adesso, perché la differenza è che l'IBRD fa prestiti con tasso di interesse leggermente minore di una banca commerciale, però diciamo sempre tassi abbastanza commerciali, e mentre l'AIDA fa prestiti o a zero o bassissimo interesse, e con termini molto favorevoli da 30-38 anni per essere ripagati, 5-10 anni di grace period. Quindi l'AIDA è disegnata proprio per aiutare lo sviluppo dei paesi più poveri. L'IFC e MIGA sono due gruppi separati, ma che tutti e due hanno in comune il concentrarsi sul settore privato. Quindi, mentre le prime due istituzioni lavorano con i governi, quindi con il settore pubblico, le altre due lavorano soprattutto per il settore privato, nel senso che l'IFC opera in sostanza dirla in termini molto molto brevi e molto veloci, come un investment banker. In sostanza, il principale obiettivo dell'IFC è di creare mercati, e quindi fa sia investimenti, anche investimenti nei progetti, e fa anche advice sia ai paesi che al settore privato per creare i mercati, e aiuta a mobilizzare capitale privato, quindi fa proprio il ruolo di un investment banker. L'IFC è interessante per molte aziende private, ha un business model molto diverso, nel senso che non si partecipa a gare finanziate all'IFC, ma il settore privato può avvicinarsi direttamente con un progetto, deve essere molto ben sviluppato, molto dettagliato, e può, se l'IFC lo trova di interesse, sono sempre tutti progetti for profit, al contrario ovviamente della parte pubblica, e se è consistente con gli obiettivi di sviluppo che l'IFC ha in quel particolare paese, l'IFC partecipa al progetto e quindi finanzia e anche, diciamo, aiuta a fare un de-risking del progetto. Il MIGA è un'agenzia che fa in sostanza garantisce risk contro il rischio politico, un po' come la SACE in Italia, ed è anche appunto, aiuta quindi anche a creare mercati e mobilizzare capitale. L'IFC, l'ultima che non vedo qui sul mio schermo, però è l'ICSID,
che è praticamente un tribunale che decide sulle controversie sui grandi investimenti. Ecco, questo è il gruppo Banca Mondiale, mi fermo qui perché ci sarebbero veramente molti dettagli, ma noi parleremo oggi soprattutto dell'IRD AIDA perché è qui che il mercato degli appalti finanziari della banca si forma, perché sono progetti di investimento. La banca comunque ha anche altre modalità di lending, ma oggi parleremo di quelli che sono investment lending, che sono progetti che finanziano grandi opere, un po' tutti i settori dell'economia, finanziano proprio input per i progetti e quindi contratti. La maggior parte di questi progetti, o una grande parte di questi progetti, va in contratti. June, next slide, please. Ecco, quindi molto molto grande è il portafoglio della banca. Nel prossimo anno solo di investimenti parliamo forse di 60 miliardi. Gli obiettivi sono uguali per tutti i membri del gruppo, però diciamo essenzialmente ogni membro del gruppo li raggiunge con il suo particolare ottica diversa, e sono quelli di combattere la povertà estrema nel mondo e di migliorare le condizioni di vita per il 40% della popolazione in tutti i paesi che vive in condizioni meno agiate. Ho già menzionato l'Investment Project Financing, che appunto è la modalità di lending della banca di cui parliamo oggi. Ci sono altre modalità che appoggiano più, diciamo, la bilancia dei pagamenti in un certo senso, cioè vanno direttamente nel budget nazionale, e ci sono delle policy particolari, degli accordi per raggiungere alcune policy come meccanismi di disbursement, ma di quello non parliamo perché la politica degli appalti non si applica a quei progetti. Quindi parliamo di investment project financing. Next slide, please. Ecco, qualche dato per dare un'idea. La parte del leone ovviamente è con le infrastrutture, quindi questo è importante sia per le aziende costruttrici, sia le aziende che lavorano nel campo del trasporto, della sanità, scusate, non della sanità, ma dell'acqua, sia dal punto di vista di sanitation, quindi waste water management, ma anche tutti gli altri progetti di acqua, compresa l'irrigazione, per esempio, i progetti di acqua potabile e così via, e la parte di energia, che è anche molto grande. Quindi questa è un po' la parte del leone, ma ovviamente ci sono progetti e quindi contratti anche negli altri settori, quasi tutti i settori di un'economia, tranne la difesa, il nucleare, pochissimi, in quasi tutti i settori è presente la banca. Il fatto che sia minore la percentuale di tutto il portafoglio è perché ovviamente questi sono progetti più piccoli, nei progetti più grandi sono chiaramente le infrastrutture, però come numero di contratti e come opportunità esistono nell'educazione, nella sanità, nelle riforme istituzionali e così via. Next one, please. Questo per darvi un'idea della distribuzione geografica, che vede ovviamente l'Africa con una posizione molto forte, perché per varie ragioni. Una è che, molto importante, è che la banca, sia col capital increase, sia con l'AIDA commitments, si è preso un impegno importante nel concentrarsi sui paesi più disagiati, più poveri, quindi con meno capacità. Quindi molti di questi sono nell'Africa subsahariana, quindi molte opportunità e una pipeline molto grande in Africa. Però ovviamente, come vedete, ci sono interventi importanti anche nelle altre regioni, molto grandi anche nel South Asia. E per voi è molto importante l'ECA, anche perché vedo che le aziende italiane partecipano molto nell'est Europa, per ovvie ragioni anche geografiche. Next one, please. Ecco, quindi io credo di avervi già dato qualche idea, e poi ovviamente nel corso della discussione entreremo in più dettagli, ma perché è un buon
una buona prospettiva per un'azienda seria, forte come le vostre aziende, di conoscere innanzitutto meglio la banca, di conoscere le regole del gioco, di imparare un po' come navigare il sistema e di partecipare, perché ovviamente se non si partecipa e se non si partecipa spesso non si vincono contratti. Ci sono varie ragioni fondamentali. Prima di tutto è un mercato molto grande, è un mercato che è anche molto diversificato, e mi pare l'abbia detto il dottor Ferro prima, che non è solamente un mercato che è interessante per le grandi aziende, lo è ovviamente perché ci sono dei progetti molto molto grandi, però è un mercato dove ci sono contratti che sono adatti per qualsiasi tipo di aziende e nel campo della consulenza anche per studi abbastanza piccoli, perché la qualità, l'esperienza e la capacità sono i principi fondamentali per la selezione, soprattutto nella consulenza, ma anche sempre di più nei lavori e nelle forniture. Ma restiamo sulla consulenza, perché voi siete tutti consulenti. Nella consulenza, voi sapete, è sempre stata la qualità l'elemento fondamentale di una selezione. Questo diventa sempre di più, e anche aspetti, come dicevo prima, di conoscenze, per esempio di aspetti ambientalistici e sociali, che sono essenziali adesso anche nella gestione delle opere, dove ovviamente gli ingegneri hanno un ruolo fondamentale. Abbiamo fatto, e Giumbi vi parlerà molto di più, abbiamo fatto dei progressi enormi nel rafforzare i nostri contratti di grandi lavori sugli aspetti sociali e sugli aspetti ambientalisti, anche soprattutto per integrare le politiche che la banca ha approvato leggermente dopo la riforma di procurement sull'environmental social aspects, environmental social framework, e sono integrati completamente nei nostri capitolati. Quindi questi richiedono ovviamente per gli ingegneri, siccome noi seguiamo il modello FIDIC, dove l'ingegnere ha un ruolo fondamentale di gestione del contratto, quindi richiede anche una capacità e un'esperienza importante nel conoscere questi aspetti, nel gestire questi aspetti e anche avere nel proprio staff personale con queste capacità. Quindi molto importante per aziende, per studi che hanno esperienza. Ovviamente si tratta di un sistema di regole che è molto ben definito, rigoroso, e si applica esclusivamente ai progetti della banca, soprattutto nei progetti internazionali. Vi spiego molto brevemente come funziona. Innanzitutto, come dicevo prima, essendo un'istituzione internazionale, i nostri prestiti vengono fatti al paese sulla base di un accordo internazionale, che ha lo stesso status giuridico di un accordo internazionale, quindi ha precedenza sul diritto locale. Questo è molto importante. Quindi voi sapete che anche se il paese non ha un sistema legale, dei regolamenti forti o chiari, sono le regole della banca che si applicano agli appalti. Ovviamente questi, nel campo di progetti, contratti grandi, quindi con competenza internazionale, competizione internazionale, i nostri capitolati standard si devono usare. Nel campo dei progetti, diciamo, più piccoli, contratti più piccoli che vengono aggiudicati seguendo anche regole locali, non si usano i nostri documenti standard, però comunque ci sono degli aspetti fondamentali che devono essere rispettati dal paese. Quindi anche se noi non facciamo il procurement direttamente, però siamo molto coinvolti in tutti gli aspetti di supervisione, quindi prima di tutto nella strategia degli appalti che dobbiamo approvare e deve essere finalizzata a raggiungere gli obiettivi del progetto, ma anche a raggiungerli con integrità, con attenzione agli aspetti ambientalistici, alla qualità e all'innovazione. E poi ovviamente nella approvazione di tutte le fasi dei contratti più grandi, dove approviamo, nel caso delle consulenze, dobbiamo approvare i termini di riferimento, la lista corta, il request for proposal, il contratto, quindi tutti gli aspetti vengono approvati in maniera abbastanza rigorosa. Quindi un sistema
sicuro, un sistema chiaro, un sistema trasparente, un sistema dove c'è anche un accesso a proteste, quindi alla nostra revisione in tutti i casi in cui le regole non vengono applicate in maniera giusta, e questo comprende anche dei rimedi che noi abbiamo nei confronti del paese e attraverso il nostro accordo di prestito se il paese non segue le nostre regole. Quindi una gran diversità di opportunità, tutte però molto rigorosamente regolate e supervisate dalla banca, e appunto un'opportunità di entrare in questi mercati che molto sono difficili spesso, seguendo solamente le regole locali. Quindi diciamo è anche un modo per entrare e poi ovviamente stabilirsi, anche usarlo come, diciamo, come strategia di penetrazione di quel particolare mercato. Però certo che se chi è interessato a lavorare in paesi in via di sviluppo non ha un miglior contesto in cui farlo della banca. Next please. Next please. Questo giusto per darvi un'idea di dove si fanno i prestiti più grandi. Come vedete l'India è enorme, la regione del South Asia in particolare è grande, la Cina ancora rimane importante, e qui sono i contratti, ovviamente non sono i prestiti, però i contratti sono la dimensione dei contratti sono legati ovviamente ai prestiti, quindi questo è un po' correlato con quello. Next please. Ok, qui vedete invece i paesi che vincono i contratti. Voglio farvi notare una cosa, il primo, il secondo, il terzo e anche il sesto, sono paesi che sono anche paesi che ricevono i prestiti, sono paesi che hanno mercati molto grandi, molto forti, e ovviamente hanno la capacità di vincere questi contratti, siccome le gare sono aperte a tutti e sono basate su regole trasparenze, e dove la capacità e la qualità è l'unica aspetto, insieme al prezzo, ovviamente hanno un vantaggio, quindi vincono i contratti, però vincono soprattutto i contratti nei loro stessi paesi, quindi contratti per i quali hanno anche ricevuto il prestito. Quindi dovete guardare un po' il contesto dell'Italia, quali sono i suoi veri competitori, che sono gli altri paesi, la Francia, la Spagna. L'Italia sta vincendo molti contratti, è sicuramente piazzata molto bene nella classifica. Questo è dei suppliers, che include contratti di lavoro e di fornitura. Next one, please, the consultant one. Ecco, il consulting service che mi interessa di più anche è molto ben situata l'Italia. Questo sono negli ultimi due anni, dal 17 al 19, il fiscal year, il nostro anno fiscale va dal 1 luglio al 30 giugno, e quindi abbiamo visto un po' il panorama degli ultimi anni. Stesso qui ci sono un paio di, c'è un po' tra l'India che ha anche un sistema di consulenza importante, in particolare l'ingegneria, molti ingegneri studi qualificati, e quindi vince anche molti dei contratti in India, che vengono finanziati dai progetti in India. Però vedete, gli altri paesi sono ovviamente paesi anche che sono molto forti, come knowledge economy, come studi di ingegneria, hanno studi grossi, e anzi le loro, soprattutto per esempio gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono paesi dove i servizi sono molto forti e l'esportazione dei servizi sono molto forti. Quindi l'Italia si piazza bene, diciamo, e sta continuando a migliorare come dicevo prima l'ingegnere. Next one, please. Ecco, questo vi dà un'idea di come si divide per categoria. Ovviamente abbiamo già detto che i lavori sono grandi, gli italiani sono molto forti in strade, per esempio, sono molto forti anche opere in sotterranea, ma anche in energia, quindi la maggior parte dei contratti sono in queste aree, i consulenti comunque non male, il resto sono forniture e altri tipi di servizi. Next one, please. Ecco, questo più o meno vi dà lo stesso, mi dà una diversa angolo sulla divisione dei contratti per settore, un po' che riflette
quelli che sono le divisioni nel portafoglio, quindi non c'è bisogno di passare più tempo su questo. Next one, please. Ah, questi sono un po' di nomi di molto noti, penso a tutti voi, ma giusto per darvi un'idea. Ovviamente tutti i dati sul procurement, tutte le imprese che vincono i contratti, vengono anche pubblicati e poi li trovate organizzati molto bene in una app che potete ottenere facilmente dall'App Store, Worldwide Procurement, e vi dà tutte le imprese che hanno vinto contratti, vi dà tutte le statistiche per settore, per paese, e addirittura si può fare un drill down proprio a livello del contratto, quindi l'importo del contratto, la data e tutto. Quindi potete trovare questi dati facilmente, ma anche ottenerli da noi se avete bisogno. Next one, please. Ecco, questi invece consulenti, stessa snapshot, ovviamente negli ultimi 3 anni, un po' di nomi, penso noti, molti di questi, ma ce ne sono ovviamente altri, sono quelli che hanno vinto più contratti. E next one, please. Ecco, questo è le aree geografiche dove gli italiani hanno vinto di più. Vedete ovviamente, come dicevo, che ECA, ovviamente per ovvie ragioni geografiche, siete molto presenti, soprattutto i contrattisti e i fornitori. Next one, please. Ok. Adesso vorrei darvi un po' l'idea di come si è sviluppato il nuovo sistema di procurement della banca, perché non so se voi avete recentemente lavorato con la banca, ma se avete un ricordo più lontano, diciamo, noterete che è cambiato radicalmente il modo di approcciarsi al procurement della banca. È proprio la filosofia stessa che un po' ha seguito l'evoluzione di quello che è il sistema di appalti in uno stato moderno, che è un sistema che deve necessariamente avere come sue finalità principali quella di dare dei migliori servizi ai cittadini. Un bellissimo sistema con capitolati molto ben scritti, con molte regole, che non contribuisce a ottenere risultati specifici importanti con value for money e con risultati pratici per il cittadino, non è un sistema che funziona. E quindi per noi è stato essenziale sviluppare un sistema che potesse direttamente appoggiare gli obiettivi di sviluppo dei nostri progetti. Quindi non un sistema che solamente guarda o al prezzo o all'integrità, ma un sistema che veramente sia abbastanza flessibile e permetta di essere adattato agli specifici obiettivi dei nostri progetti e ovviamente in senso più lato agli obiettivi di sviluppo della banca, quindi combattere la povertà e migliorare le condizioni di vita nei paesi. E quindi è un sistema che si basa su principi, non è un sistema dove ci sono nelle fonti principali molti dettagli, ma poi a cascata negli aspetti più di implementazione ci sono più dettagli, guidance e poi documenti e così via. Però la parte fondamentale sono i principi che devono guidare il nostro giudizio e le nostre decisioni quando aiutiamo i paesi a sviluppare la loro strategia di procurement. Questo concetto di value for money, che vi dico la verità, ancora non ho imparato come si dice in italiano, se si dice, forse si dice uguale, ma è un concetto, diciamo, che è molto più da prezzo, no? Il concetto che appunto comprende essenzialmente la qualità, la sostenibilità, quindi l'aspetto sociale, gli aspetti di medio ambiente, gli aspetti di innovazione, tutti gli aspetti che sono importanti, in un particolare caso, in un contesto specifico, per poter raggiungere gli obiettivi di quel progetto. E quindi è molto più del prezzo. L'altro principio fondamentale, cardine, che permette di raggiungere questo value for money è il fit for purpose. Quindi avere una strategia di procurement che non è rigida, non è la stessa in Cina o in un'isola del Pacifico o in un paese dell'Africa subsahariana. È una strategia di procurement che tiene in conto
di tutte le particolarità di quel contesto, operativo, che comprende la capacità del paese, quindi delle istituzioni che implementano il progetto, comprende il mercato che si cerca di raggiungere, quindi quali sono i principali partecipanti che si vuole incentivare a fare un'offerta, e ovviamente gli aspetti tecnici specifici. E questo posso dire che ha veramente avuto un impatto molto importante, perché noi insieme a questo, questi due principi, abbiamo un po' introdotto questa nuova approccio al mercato, no? Cerchiamo di capire, di imparare il più possibile come si stanno muovendo adesso mercati particolari che qualche anno fa magari operavano allo stesso modo. Quindi tutta l'innovazione che si è sviluppata in alcuni settori, abbiamo lavorato un po' per esempio molto in profondità col settore della salute, con i produttori per esempio delle grandi macchine che si usano per la diagnostica, per esempio delle raggi X per fare la TAC, no? questi grossi. Ecco, abbiamo scoperto che come facevamo i progetti prima, le specifiche che mettevamo, gli aspetti non incentivavano nessuno a partecipare, ci dicevano non veniamo perché non li... E quindi abbiamo cambiato, anche prodotto una guida molto specifica su come preparare questi progetti e come attrarre i principali nel mercato. Stiamo facendo lo stesso nel settore dell'acqua adesso, dove abbiamo scoperto che veramente le più grandi aziende del mondo non venivano prima perché i progetti non erano preparati, i contratti non erano strutturati, soprattutto le gare non erano strutturate nella miglior maniera. Quindi diciamo che questo concetto di fit for purpose è essenziale anche soprattutto nella relazione, come ci relazioniamo col mercato, nel senso che dobbiamo abbandonare questa precedente distanza dal mercato. Se voi lavoravate con la banca un 6-7 anni fa, forse vi ricordavate che la banca non parlava molto volentieri né con i consulenti né nei fornitori, perché pensava magari questo non è trasparente. Quindi in realtà adesso questo engagement col mercato per noi è una parte fondamentale per poter continuare a migliorare il nostro approccio, e una parte ovviamente che non solo facciamo noi alla banca, ma vogliamo che serva da modello per i paesi, perché in ogni progetto inizia proprio con la strategia degli appalti, che deve iniziare con l'engagement col mercato, devi capire con che mercato stai lavorando. E quindi gli chiediamo ai nostri paesi di pensare a loro stessi come li vede il mercato, non come li si vedono loro stessi. Li vedono come interessanti, li vedono come un buon business o no? E se no, come possono fare per cambiare questo atteggiamento e quindi incentivare i migliori a partecipare? Gli altri sono principi importanti che voi conoscete ovviamente. Next one, please. Ecco, dicevo prima che le nostre... solamente per dire un po' dove trovate tutte le regole, le nostre... regole che si applicano ai progetti e quindi che i paesi devono seguire sono tutte contenute sia per i consulenti che per i fornitori e per le opere in questa Procurement Regulation for IPF Borrowers. Chi aveva lavorato con noi prima, qualche anno fa, prima del 2016, si ricorderà le guidelines, che questo libretto rosso e verde, del verde era per i consulenti, questi non esistono più, ovviamente esistono per i progetti più vecchi, ma per tutti i progetti nuovi che sono iniziati dopo il 2016 si applicano queste regulation. Sono molto dettagliate, quindi vi voglio fare questa contrapposizione. Io ho parlato di una principle-based policy, perché la principle-based policy permette alla banca di utilizzare il suo giudizio e tutta la flessibilità per poter adattare il progetto e i contratti, quindi la strategia di procurement al contesto particolare. Ma non significa che i paesi possano fare quello che vogliono. Queste sono le regole per i paesi e siamo noi che possiamo utilizzare questa flessibilità se appunto impariamo dal mercato o ci rendiamo conto di necessità diverse. Ma in questo libretto, che consiglierei a tutti quelli che non l'hanno visto di cominciare a leggere, ci sono le regole del gioco per i paesi, quindi tutte le regole, tutti i tipi di contratto, tutti gli aspetti che si applicano agli appalti. Tutte queste sono obbligatorie e vengono incluse nell'accordo di prestito come uno degli strumenti.
Se vi avete un momento di tempo, oltre a questo, andate sul sito della banca esterno e troverete una libreria di documenti che credo sia la più estesa, sicuramente tra le organizzazioni internazionali, dove trovate qualsiasi aspetto del processo di appalto con una guidance note. Trovate innanzitutto tutti i documenti standard, tutti i capitolati, e poi trovate tutte le varie guidance su tutti gli aspetti molto specifici, per esempio il sustainable procurement, come presentare una protesta, molto dettagliato, come può uno studio di consulenza o un'azienda presentare una protesta se pensa che non sia stata seguita la regola. Quindi avete veramente l'opportunità di apparare abbastanza in profondità quali sono le regole che si aprono e quali sono le occasioni per voi per poter far valere i vostri diritti e per poter capire esattamente come si sviluppano questi progetti. C'è anche una semplice guida proprio come introduttiva per il settore privato, come imparare a seguire i contratti della Banca Mondiale e preparare delle offerte. Quindi c'è proprio tutto lo scibile del procurement della banca. Next one, please. Ok, quindi questo un po' ve l'ho già anticipato, perché è così che è cambiato il sistema, da regole che si applicavano in questo modo in tutti i paesi a regole che permettono a noi di essere flessibili e quindi tenere in conto delle particolarità. Ho già parlato di come ci stiamo adesso relazionando col mercato e ovviamente una cosa che facciamo oltre ai progetti e quindi alle regole degli appalti, applicare le regole degli appalti, anche aiutiamo i paesi, lavoriamo molto con i paesi per migliorare la loro capacità, quindi creare delle situazioni che siano favorevoli anche in futuro, al di là dei progetti della banca, per gli investimenti e per lavorare in questi paesi. Una cosa che facciamo nei progetti stessi, quindi rendono molto interessante, per esempio ho parlato prima dell'Africa, dei paesi che sono molto fragili, in questi paesi spesso, anzi moltissimi ultimamente, utilizziamo una nuova modalità che è stata approvata con il procurement framework, che chiamiamo hands-on expanded implementation support. In sostanza, noi stessi possiamo aiutare i paesi a fare tutte le varie fasi del procurement, quindi a preparare il capitolato, a guardare alle offerte. Ovviamente il paese rimane responsabile per prendere la decisione finale e firmare, ma lo aiutiamo. E proprio lo prendiamo per mano e lo aiutiamo attraverso tutto il processo. Altre cose importanti che abbiamo fatto per paesi molto, molto poveri, quindi paesi molto fragili, anche abbiamo introdotto il pagamento obbligatorio per i partecipanti. Stiamo sempre di più aumentando gli aspetti che permettono una trasparenza completa di tutti i contratti, incluso per esempio il beneficial ownership dei contratti più grandi, non so come si dice in italiano, scusate, e poi molto più attenzione all'implementazione del contratto, quindi alla fase di contract management, che prima non era inclusa negli aspetti di procurement, perché consideravamo l'appalto fino all'aggiudicazione del contratto. Adesso è importantissimo, perché ovviamente il value for money, come dicevo prima, si perde spesso proprio durante l'implementazione, quando il contratto non viene implementato in maniera corretta per mancanza di capacità o per altri motivi. Next one, please. Ok, quindi stiamo parlando di una politica che è molto flessibile, in cui questo ruolo del settore privato di come partner è diventato importantissimo, e quindi dipende dall'iniziativa di entrambi, no? Noi stiamo cercando di fare molto outreach col mercato, quindi stiamo collaborando con moltissime organizzazioni di categoria, per esempio con la FIDIC collaboriamo moltissimo, ma anche con
anche in altre parti del mondo, anche con i contrattisti cinesi, con tutte le organizzazioni di categoria del mondo stiamo cercando di collaborare per imparare un po' meglio quali sono le caratteristiche, quali sono i problemi che vedete voi. Ovviamente questa collaborazione con l'OICE è anche molto importante per sentire da voi come vedete, quali ostacoli incontrate e come aiutare con i nostri processi, con le nostre regole a evitarli. Proporzionale, nel senso che ovviamente dipende dai rischi che incontriamo, dipende dalla urgenza che incontriamo, cioè non tutti i contratti, non tutti i processi sono sviluppati allo stesso modo. Quindi io volevo un pochino lasciare abbastanza tempo, penso che ho usato già molto tempo, volevo lasciare abbastanza tempo alle vostre domande, che credo che sia la parte più importante, perché sicuramente ne avrete molte, ma in sostanza stiamo parlando di un sistema, e Giun vi darà ancora più dettagli, dove la preparazione del progetto è importantissima, perché è a questo momento in cui capiamo, e il paese deve capire come funziona il mercato, chi sono i principali potenziali partecipanti, come incentivarli e come migliorare tutti gli aspetti, compresi per esempio i termini di riferimento. Adesso i termini di riferimento vengono pubblicati insieme alla richiesta di espressione di interesse, quindi avete già un'opportunità lì di commentare e di poter capire prima di tutto se è un'opportunità per la vostra azienda, ma anche di commentare e di potenzialmente anche contribuire a come viene, come sviluppato il processo, il progetto. E quindi iniziare fin dall'inizio, il mio consiglio è, e Giun vi darà qualche altro dettaglio, a capire prima di tutto qual è la strategia della banca nel paese. C'è ovviamente un documento su questo. Puoi capire nelle fasi iniziali di un progetto quali opportunità ci saranno, come si sta muovendo la banca, come si sta muovendo il paese, e anche partecipare se voi, per esempio, state facendo delle cose nuove, delle cose che vi rendete conto che non sono state ancora disseminate, che non vedete nel progetto. Quindi avvicinarvi a noi, prima di tutto al paese, ma anche a noi, e in quel caso poter contribuire allo stesso sviluppo del progetto. Quindi veramente questo rapporto di partenariato. E poi ovviamente più il progetto si forma, più ci si avvicina alla gara e ai capitolati, ovviamente le opportunità sono un po' minori, ma quando vedete per esempio l'espressione di interesse, quando vedete se siete shortlistati il documento di gara, leggerlo molto attentamente e commentare prima della deadline, per poter aiutarci a identificare aspetti che non sono ancora giusti e possiamo ancora migliorare. Quindi io lo vedo come un engagement che deve essere molto attivo da parte nostra, molto attivo da parte del paese, e stiamo cercando di seguire molto attentamente i nostri paesi in questo momento perché lo mettano in pratica, ma anche molto attivo da parte vostra nell'approcciare la banca e nel farci capire che aspetti possiamo continuare a migliorare. Ovviamente Giun entrerà poi molto in più dettagli su tutti questi temi, ma io penso che sia opportuno per me fermarmi qui e chiedere se avete qualsiasi domanda. Siamo già passati un po' del tempo, ma mi fermo ancora un po'. Allora, sì, grazie per la sua presentazione. Dottor De Laurentiis, abbiamo delle domande. Chiediamo a tutti i partecipanti che vogliono fare una domanda al dottor De Laurentiis per alzata di mano, possono porre la domanda direttamente, gli verrà abilitato il microfono. Io chiedo l'aiuto dell'amico Marco Ragusa per introdurre le domande al dottor De Laurentiis. Prego, Marco. Marco, non ti sentiamo. Eccoci, mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo. Sentite? Benissimo. Eccoci, sì, grazie Dino. Allora, la prima domanda in realtà è un commento del presidente, che mi chiede il presidente Scicolone dell'OICE, quindi gli do immediatamente la parola per poi procedere con le altre. Prego.
Grazie Marco. E allora, un commento, più che un commento, fammi dire, volevo fare, dato che so e ce l'ha detto in apertura Enzo, che dopo le question and answer ci deve lasciare, volevo prendere l'occasione per fare un ringraziamento e quindi prendo un minuto. Chioserò alcune delle cose che interessanti che ci hai detto, lo farò. Ora, per non prendere troppo tempo a Jun e poi alle domande, specialmente lo farò alla fine. Intanto fammi rilevare che ancora vieni in giro a dire che non parli, che l'italiano un po' lo devi risciacquare nel Mediterraneo, dato anche le tue origini, ma fammi dire che non è solo falsa modestia, perché è un italiano bellissimo anche da ascoltare ancora. E quindi grazie per le cose che ci hai detto, ripeto, le chioserò più tardi, adesso non voglio prendere troppo tempo, faccio anche un inciso per fare un ringraziamento al presidente Ferro. Mi spiace solo che non siamo riusciti a venire a Washington a fare la missione come ci eravamo ripromessi lo scorso anno. Posso prendere un pseudo impegno che lo faremo l'anno prossimo, vediamo come saranno le condizioni, ne parleremo con il vicepresidente Carpaneto, con l'ICE, vedremo se si potrà organizzare il prossimo anno. Devo dire che la tecnologia ci ha aiutato, comunque è stato interessantissimo ascoltarti, quindi sostanzialmente solo questo, un ringraziamento e lascio alle domande vere. Grazie. Grazie. Grazie Gabriele. Do la parola a Clara Cucco della società associata OICE Art Living. Sì, grazie Marco. Buonasera. Noi siamo una società di ingegneria e architettura ben strutturata in Italia per partecipare alle gare pubbliche. Ci stiamo affacciando adesso alle gare internazionali. Quindi per noi è un mondo tutto da scoprire. Mi chiedevo se, oltre a tutta la documentazione a disposizione sulle procedure, se esiste anche un modo per supportare le società per mettersi in rete e partecipare insieme alle gare, quindi un supporto nella creazione dei partenariati, in modo da rispondere alle gare mettendo insieme competenze diverse, preferibilmente che si integrino l'una con l'altra. Grazie. Sì, questa è una buona domanda. No, non esiste a livello della Banca Mondiale, cioè non offriamo questo servizio, però immagino che tra l'OICE possa anche dare delle idee su questo. Ed è comunque un tema molto importante, infatti ne abbiamo parlato durante le precedenti edizioni, soprattutto in campo di consulenza, ma anche in campo di lavori. Il partenariato, l'associazione tra vari studi è importantissimo, perché permette di partecipare a gare molto più complesse ed è sempre più importante perché il tipo di esperienze, il tipo di qualificazioni che vengono richieste è sempre più complesso, ovviamente. E gli studi italiani sono abbastanza piccoli, hanno però una grandissima capacità, di innovazione e quindi mi pare essenziale, importantissimo avere questa rete di contatti ed associarsi. Con l'aiuto penso di OICE o altri, purtroppo la banca non dà questo, però con tutta l'informazione disponibile, per esempio su tutte le gare, chi l'ha vinta, dove, quando, dà sicuramente l'accesso a informazioni su chi sono i key players, chi sono i competitori, chi sono gli esperti in particolare. Basta fare una ricerca su chi ha vinto contratti in un tipo di particolare di settore e vedere che aziende. Vorrei ricordare però che l'associazione è molto importante, può essere fatta a livello di contratto, non deve essere ovviamente al di là, però deve essere fatta con responsabilità solidale, quindi joint and several liability. Deve essere fatta nel senso che i due soci diventano solidalmente responsabili per tutto il contratto, quindi quello è molto importante. E con quello si può veramente, anche uno studio piccolo che però ha molto da offrire in un particolare aspetto del progetto, può veramente vincere contratti molto importanti in associazione. Beh, Marco penso abbia qualche cosa da aggiungere, perché sono organizzazioni come l'OICE che possono anche aiutare in questo. Se posso permettermi di intervenire molto velocemente, infatti ti ringrazio Enzo per quello che hai detto, perché è esattamente quello che cerchiamo di fare come OICE, di mettere assieme le aziende, la rete tra di noi,
Sicuramente lo so anche per esperienza aziendale, ma non soltanto, anche per esperienza di associazione, le possibilità di vincita quando ci alleiamo insieme tra piccoli, grandi e medi, non c'è veramente un taglio preciso. Chi è bravo, punto, e possono vincere tutti in un ambiente così trasparente come quello della World Bank. Cerchiamo di metterci insieme e questo possiamo farlo anche tramite OICE, cioè contattiamo OICE e poi troviamo la squadra giusta. Sicuramente un metodo semplice, anche quello che ha suggerito Enzo, cioè di vedere chi già partecipa e chi vince, magari proporsi fra di noi e essere proactive su questo tema. Grazie Enzo. Grazie Enzo, grazie Roberto. Andiamo avanti velocemente perché abbiamo solo qualche altro minuto per in cui tratteniamo Enzo. Darei la parola a Walter Macchi, CEO di BM Studio e tra l'altro consigliere regionale dell'OICE per il Lazio, per le imprese del Lazio. Prego, Walter. Mi sentite? Mi sentite? Benissimo. Benissimo. Perfetto, grazie. Sì, grazie Marco. Intanto complimenti al dottor De Laurentiis per il suo fluente italiano che non ha assolutamente perso dopo 30 anni. Quindi mi associo al presidente Scicone ai complimenti. La mia è una società di architettura e di ingegneria che prevalentemente però si occupa di urbanistica. Il nostro, come dire, core business è l'urban development e il town e regional planning. Nelle rare, direi più che poche volte che mi sono affacciato sul sito della World Bank per cercare di trovare opportunità per la nostra società su questo settore, francamente non sono riuscito a trovare nulla. E mi domando se oltre quello che lei ha poc'anzi esposto, diciamo prevalentemente nel campo delle infrastrutture, ma anche in altri settori dell'attività edilizia, la parte urbanistica è curata dalla World Bank. Grazie. Sì, no, decisamente non è uno degli aspetti in cui troverete più contratti, però sicuramente qualche contratto dovrebbe esserci. Il problema è appunto come trovare, perché non è il progetto che verrà chiamato urban planning, è senz'altro un aspetto di un progetto. Per esempio tutto l'aspetto delle smart cities, le città intelligenti, in cui urban planning è importante e sta crescendo. Quindi sarebbe opportuno qui, oltre a fare una ricerca proprio sul sito, sarebbe opportuno entrare in contatto con colleghi della banca, task managers, che sono i gestori dei progetti, che si occupano di questo aspetto. Quindi avere un po' più di... Qui, è qui che il contatto diretto con la banca può aiutare a identificare, può indirizzare, come navigare i progetti e capire. Adesso, se mi fa una cortesia, avete ovviamente il mio indirizzo di email, se mi ricordo, mi manda un'email a me direttamente, con molto piacere la metto in contatto con qualche collega che può darle qualche consiglio su che tipo di progetti. Ovviamente non è un portafoglio specifico o grande, ma io credo che ci siano sicuramente degli aspetti rilevanti, quindi la metto in contatto con dei colleghi che la possono aiutare un po' di più su questo. Grazie. Grazie, grazie mille. Dall'urbanistica all'ambiente, Nicola Bertolini per la società Ambiente. Prego Nicola. Senti? Benissimo, prego. Grazie Marco per la parola. Ringrazio il dottor De Laurentiis, non è la prima volta che la sento e è sempre un piacere sentirla, tant'è che oggi è una giornata formativa all'interno di Ambiente per quanto riguarda le attività della Banca Mondiale. Noi siamo una società di ingegneria ambientale, facciamo attività di studio, da studio di fattibilità fino al decommissioning. Quindi la parte ambientale è un tema trattato, approfondito nei progetti di sviluppo della Banca Mondiale. Confermo, ho sentito il suo intervento, confermo l'effettiva apertura della Banca Mondiale rispetto a diversi anni fa nel incontrare l'impresa, anche il consulente. Tant'è noi di prassi, quando si va nei paesi in cui operiamo, cerchiamo sempre di interloquire con la Banca Mondiale per capire qual è l'effettiva direzione. Questo mi permetto di condividere anche agli altri colleghi. Ci danno anche sul progetto aggiudicato, ci dicono quali siano le effettive aspettative da parte della banca sul progetto, sui temi ambientali.
Detto questo, mi permetto di fare alcune domande. Lei ha detto che la banca è ricettiva rispetto agli spunti dei consulenti. In fase di gara, il Tech 3, di solito è il commente al TOR, al Term Reference, ci sono stati dei casi in cui, considerata la nostra esperienza specifica sul tema ambientale, siamo permessi di fare degli spunti anche diversi da quelli che erano il capitolato stesso. Mi chiedo, la prima domanda è: qual è il sentimento da parte di un cliente finale in cui si sente dire interventi estremamente puntuali, anche diversi dal toro originario rispetto a quello che è il Term Reference? Un'altra domanda riguarda il procurement plan. Ogni progetto ha un procurement plan in cui viene indicato per consulting, works, non consulting services, quelli che sono i progetti in pipeline e qual è il relativo potenziale budget allocato. Risulta a volte che rispetto al budget segnalato la stima finanziaria può eccedere tale valore. Cosa succede in questo caso? Qual è il consiglio che siete di dare a noi consulenti? Ho finito, la ringrazio per le risposte. Dunque, la prima domanda, io vedo essenziale per un consulente. Prima di tutto, nel caso di consulenza, essendo studi spesso piccoli, è molto importante essere molto mirati, no? Quindi fare veramente una ricerca, non a tappeto, ma veramente nei paesi dove si ha un particolare vantaggio, o perché si ha già contatti, o perché si conosce, o perché si ha qualcosa da proporre che è esattamente quello che vuole il paese. E poi iniziare con dei contatti molto presto, prima ancora che venga preparata la shortlist, no? Soprattutto se non vi conoscono nel paese. Quindi iniziare il contatto col paese per spiegare un po' come voi state lavorando, che tipo di contribuzioni potete dare, capire da loro un po' meglio quello che si aspettano, quelli che sono i problemi che loro stanno cercando di risolvere. Quindi secondo me la parte, diciamo, dove veramente si ottiene l'informazione che può aiutare a vincere con quei 2 o 3 punti in più che a volte sono importantissimi, o anche a essere inclusi nella lista corta, è proprio molto molto presto nella preparazione del progetto, sia col paese, che è molto che è più importante, ma anche con la banca. Quando si arriva ai termini di riferimento, è totalmente legittimo commentare. Il paese sicuramente non può permettersi di considerare come negativo questo commento, prima ovviamente della presentazione, della deadline della presentazione. Non si sente più la voce di Enzo, credo si sia bloccata l'immagine. Non so se è un problema di collegamento, non so se ci può aiutare. Cesare, puoi aiutarci? Che c'è un problema con... Forse, Bernard, in attesa che Enzo si ricolleghi, forse per completare quello che diceva Roberto, in realtà esiste già in OICE uno strumento che si chiama piattaforma degli associati, delle referenze degli associati, che è un utilissimo strumento che serve appunto per lo sharing di conoscenze e progettualità a cui faceva riferimento nel suo intervento uno degli associati. Non so come vogliamo proseguire. Allora, June, are you there still? Are you and can you hear us? I guess, allora guardiamo un attimo, chiediamo scusa, c'è un problema di collegamento, si sono collegati da Washington, ma vediamo June Brody che è presente, proviamo a vedere se può parlare. June, can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? Yes, that's great. Yes. We can see you and we can hear you. I don't know what happened with the connection of Enzo. Maybe he just disappeared from the list of panelists.
maybe he was disconnected. I think maybe what we can do is we can take it from where Enzo left. I guess the presentation was about, it was a shared presentation. He was just answering some questions from the audience. And so what we can do, I will make a little announcement in Italian so that we will inform all the participants that they can, you will be available to answer some of their questions. There are so many questions coming in, flying in, and we will ask them to translate them in English, and then maybe they can answer you, they can ask you directly the questions. A tutti i partecipanti, se volete, abbiamo la possibilità di, tramite chat, di la funzione Q&A, di poter scrivere le vostre domande in lingua inglese direttamente per la June Brody, in maniera tale che alla fine del suo intervento, appena completerà la presentazione, ci sarà una robusta questione di question and answers. Se volete rivolgergli la domanda direttamente a viva voce, potete alzare la mano, altrimenti potete scriverla nella Q&A. E prima di procedere, di passare un attimo la parola a June, c'era un piccolo sondaggio che ci aveva chiesto la banca di effettuare per vedere quanti di voi hanno già lavorato con la Banca Mondiale. Se cortesemente potete rispondere al video a questa domanda, se non siete un'impresa ovviamente selezionate l'ultima opzione. Ok, i voti stanno arrivando, perfetto, stanno tutti quanti, hanno votato quasi l'80% dei partecipanti, quindi abbiamo la grande maggioranza, diciamo adesso facciamo la condivisione dei risultati, ecco. La votazione è finita, guardiamo i risultati, il 40% non ha mai lavorato ancora con la Banca Mondiale o non ha provato a lavorare, sì l'11%, sì abbiamo partecipato, abbiamo vinto una o più gare, quindi diciamo che tra quasi il 30% delle imprese partecipanti hanno partecipato e vinto anche una gara. Vediamo adesso la seconda domanda invece che ci chiedevano e che ci aiuta a capire meglio è questa. Quali, per le imprese che hanno già lavorato con la Banca Mondiale o hanno provato a lavorare con la Banca Mondiale, quali sono le principali difficoltà incontrate? Ovviamente se non siete un'impresa o non avete ancora fatto, selezionate l'opzione G. Stanno arrivando i risultati. Ok, ancora 20 secondi per consentire a tutti di completare la votazione. Ci siamo, procedure di procura. Ultimi 5 secondi. Perfetto. Vediamo i risultati. Allora, il 26% a pari merito, diciamo, con la opzione A è la difficoltà nel reperire informazioni tempestive sui tender per le gare e le request for proposal, mentre per un altro 26% è trovare partner locali affidabili. Invece al terzo posto vediamo la difficoltà nei rapporti con l'implementing agency locale. Ok, adesso possiamo tornare da June, traduciamo in inglese l'esito del poll. June, we just launched a poll based on which about 10% of participants has already been working with the World Bank. And among those who have been working with the World Bank, we can say that about 16%, the main problem they encountered working with the World Bank has been to get information in a timely manner. The other big issue they found was probably the fact that it's a little bit challenging to find a local partner. So the good news is a significant part of the attendees has been already working with the bank or has tried to work with the bank. Some of them have won one or more contracts. So I guess we can leave it here and we can continue our presentation. June? I just got a phone call from Enzo. He apologizes. He
has had some workmen in the street and his electricity has been cut off. So he wasn't able to continue. His computer went down and that was the end. He apologizes for that and he's has to move on to another meeting. I'll just pop up this slide pack. And we've got from the beginning. Here we go. So I think that was the last slide that Enzo talked to. The next part of the slide is looking at procurement and innovation. And procurement plays a really strategic role in being able to foster new technologies and innovative solutions. And it's the primary mechanism by which new technologies are selected, leading to their use, their growth, and greater financial development of solutions. So one of the ways that we can encourage the use of innovation is through using requests for proposals in larger types of infrastructure projects. With proposals, the borrower is asking for the suppliers to propose their own solutions rather than the other way, which is request for tenders, where the borrower is asking the supplier to conform to the borrower's own specifications and the guidance the borrower has given on how the product, the infrastructure has to be developed and run. So in that way, we can open up the market to looking at these different types of new technologies that are emerging. And that's not only in the actual solution, but how the work is done as well. So it's looking at the overall outcomes and the efficiency in how these can be achieved. Looking at the policy platform, the procurement framework has broadened out the policy platform. And it provides a selection of flexible tools and different approaches that help borrowers access the market in an innovative way, and it allows it to work with leading edge suppliers. So market engagement is the basis of good procurement, and we are encouraging borrowers to engage earlier with the market, and also to have early engagement and to identify innovation at an early stage. Now, early engagement with the market can be, if a tender is going out, it can be having a conference prior to the tender going out or just as it goes out. One of the key things, and it's obviously been identified in your poll, is to get good information in a timely way. And by holding some sort of conference or a market a supplier workshop, it's an opportunity for the market to ask questions of the borrower. You know, what is the size and scope? What are the types of things that the borrower is interested in looking at? What's out of scope? So that early market engagement is something that traditionally borrowers and, to be honest, public sector procurers have been nervous about doing. And we want to change that approach where so long as you have sufficient audit provisions in place and that every supplier is treated fairly, and the information is given to all suppliers at the same time. So if you put in some basic measures to ensure fair treatment, market engagement can be done well. The other area for innovation is cross-sectoral application. So innovation can occur across different sectors, from sustainable infrastructure through to efficient, inclusive, transparent government, agile ITCs, systems, PPPs. And so we're trying to get people to think outside the box of what has worked in one sector
can that be applied in a same or a different way or adapted to work in another sector? So innovation, I think, is seen by borrowers as risky because it's not been tried and tested necessarily in the same way as traditional solutions have. However, the opportunities to get better outcomes and development results, to get more efficient and effective platforms on which to build future solutions and adapt solutions is there as well. And so it takes a borrower to be in a certain space to be able to move with innovation. So we're not seeing innovation coming through on all projects, but where a borrower is at a stage where it can invite innovation, we're certainly encouraging them to do so. So environmental and social, in terms of operations, the bank supports infrastructure development of $114 billion worth globally a year, and a significant volume of that is in civil works contracts. Whilst large civil works contracts have significant development impact, they're also associated with negative impacts for environmental and social, and the risks there are due to a number of factors. So these large infrastructure projects are often involving complex infrastructure development in remote geographic regions and carry risks to the local environment, to local communities, and to the local governance of that project. So there's various issues that need to be addressed through these risks. I mean, there's basic health and safety risks, environmental degradation, displacement of communities is a major risk, and that carries with it several other risks. The impact of labour force influx. So on a large development project, you will often have a lot of workers coming in, setting up in workers' camps and being there beside a local community and trying to integrate with the local community. And there's very many issues that can come from that. And associated risks of that are the sexual exploitation and abuse, particularly amongst vulnerable members of the community. And there's the old risks as well of child labour and forced labour. And so we need to have a system which protects local communities from the start and include a mechanism within our procurement process for this to be recognised and managed, and also to have a procurement grievance mechanism for local communities so that we can monitor when this is happening. So just in terms of the policy, I thought I'd better put it into context that the procurement policy framework was launched in July of 2016. And I think we did a webinar at that stage to introduce a new framework. That framework introduced the regulations, and Enzo has talked about that, bringing in a risk-based approach, looking for value for money, fit for purpose. Now, the sustainability part of the bank has also gone through reform, and so all of our sustainability policies have been reformed, and we've introduced in October 2018 what we're calling the environmental and social framework. So that's a completely new framework which encompasses, modernises and updates how our social and environmental framework sits alongside other policies in the bank. So this framework sets out the bank's commitments to sustainable development, and it's designed principally to allow borrowers to better manage their environmental and social risks during project identification, during project design
and during project implementation. And the framework supports a set of 10 social standards, and these support better project outcomes. If I just take you to the next slide. So the bank's environmental and social framework, the policies there, are basically the cornerstone of the bank's approach to ensure strong protections for people and for the environment. And the bank's policies require that the environmental and social risks be assessed and addressed through specific instruments that are developed for each project. So there's, for example, the environmental and social management plan. So the initial planning stages of environmental and social are then linked into the initial planning stages for procurement. So we have the PPSD, which is a project procurement strategy for development, and the procurement plan takes into account environmental and social aspects that are relevant to the procurement risks. I'll just talk about the social risks a little bit more. So to ensure that these policies and risks are met, the bank has built into the whole process a cascading responsibility. So the borrower signs the financing agreement with the bank, and in that financing agreement, the borrower agrees to apply the bank's policies. When the borrower then goes out to design its project, it must use all these different instruments, the planning instruments, the social scan, the environmental scan. What is it that's coming out of that? What are those risks? And then incorporate them into the procurement plan. When they go to procure, the risks that are manageable and within the scope of the contractor are passed on to the contractor in the contract. And the contractor is responsible for passing on the environmental and social risks that are specifically to be managed by subcontractors. So there's a whole cascading of risk throughout the procurement process to those that are best able to manage the risk during implementation. Now, regardless of that cascading, the borrower ultimately remains responsible to the bank for the overall risks of the environmental and social outcomes that are to be achieved. So the bank's approach to improving environmental and social development outcomes is actually through procurement. And it wants the borrower to make the market aware of environmental and social risks during the procurement process. We're going out to tender, including E&S risks specifically in the tender documentation, and being quite clear about what those risks are, how they're to be managed, and who they're to be managed by. So there's a great integration process that we've undertaken to integrate environmental and social into the bank's standard procurement documents. So those are the tender documents that are templates that the borrower must use when it's doing bank-funded projects. And in these documents, there's a correlation between looking at what are the risks in these projects, and then looking at assessing the contractors that are bidding for the work. Does that contractor have sufficient environmental and social capacity? Is the contractor, under the framework that's been developed by the borrower, legally bound to manage the environmental and social risks? And can the contractor be held to account? So are there legal remedies in the contract to hold the contractor to account? And do these risks cascade to subcontractors in an appropriate way? So that's how the environmental, social and the procurement frameworks are integrated together.
One of the significant risks that the bank has seen and in been involved in trying to resolve are sexual exploitation and abuse that happens in vulnerable communities. Now, this happens to men, women, boys, and girls. It is disproportionately represented against women and girls. So SEA, it's a global issue, and our statistics show that 1 in 3 women are affected by sexual exploitation abuse in their lifetime. Sexual exploitation abuse entails significant social and economic costs. Now, it's estimated to cost 3.7% of GDP. Now, unfortunately, there have been SEA incidents that have occurred in bank-financed projects. Often that is made worse by an influx of labour into a region, into affecting local communities. And these acts of sexual exploitation abuse are perpetrated by contractors' personnel against community members. So the bank undertook a task force to look into this, and that task force had various recommendations which were incorporated into the environmental and social framework policies as they were being developed. So strengthening that policy and strengthening how it integrates into the procurement framework and the implementation of contracts is, we think, one of the most significant ways of being able to deal with the risk. The initial focus that we've been looking at is on large civil works contracts which have a high SEA risk. So in the last year, the bank has been quite careful to specifically look into these risks, and they have developed separate standard procurement documents which include strengthened areas for these risks. And so these documents are now on our website and are available to be used by borrowers. In the midst of this, the bank is also looking to introduce a new bank remedy. So where an independent investigation determines that a contractor is not in compliance with sexual exploitation and abuse provisions in the contract, the contractor can in fact be disqualified from being able to be awarded bank-funded contracts for a period of up to 2 years. So the contractor is not eligible to bid on a bank-funded contract or to be awarded a bank-funded contract. Now, at the moment, this would only apply, it hasn't been launched yet, but it would only apply to large works contracts where there is a high SEA risk, and it will apply once it's launched after a certain date, so it's not going to be retrospective. The remedy here is exclusive to the bank, so it's a bank remedy against a contractor, and it's separate from the contractual remedies that the borrower has with the contractor or with a subcontractor. And the remedy is based on an investigation that would happen. It comes under the rules of arbitration, so it would be an independent investigation, and it would use the rules of arbitration and the remedy of a DAAB, which is a dispute arbitration and a resolution board, which is set up for each contract. So the launch itself is, we're hoping to do the launch in this calendar year. We are still in the final stages
of development and engaging with stakeholders to get final feedback and making sure that that we've got a solid basis for this, and that the process for disqualification is fair for contractors, that there's due notice given, that contractors are aware of their obligations and that they're aware of the consequences. But they have to be very clear about what the contractual obligations are that they must meet, which, if they fail on these obligations, could result in a disqualification. So that's something that will be coming out later in the calendar year, and there will be a series of webinars, if not even presentations in person, if we get to that stage, on this new remedy and how it impacts on contractors and subcontractors working in the industry. The other area that we're promoting under the environmental and social policies is accessibility, and looking to build towards universal accessibility, which is the design and the build and the access to buildings and spaces, so that it can be used by everyone, regardless of their ability, disability, size. This is something that's coming into, it's going to affect more to do with building design, possibly transport design and access into transport areas. This is developing really in the area of refurbishments and new construction. Now, it doesn't apply universally to all of these types of projects. It's something where the borrower is asked to consider. And if there is a good case for accessibility to be built into the project design, then it has to be backed by funding to make sure that it can work. So it covers everything from parking spaces to corridors, the size of corridors and doors, and toilet facilities that can be used by people who are disabled, reception areas, signs and symbols, and especially around hazard identification and evacuation plans from buildings and places. So the new procurement framework also enables this. So this is where the two frameworks come into play. It also enables it by allowing for innovation and innovative solutions to be incorporated into the specifications, the standards of the building, into the key performance indicators, the KPIs, and reflected in the contract conditions and remedies. Again, because it's through environmental and social framework, it's something that is considered at the very beginning of a project, and it would, if it is feasible and there is sufficient funding for it, it's something that would then go into the procurement plan and be integrated throughout the procurement process, so that it's not something that just pops up in the contract further down the line. Excuse me, June, we have only a couple more minutes to go, because there are some questions, to allow some questions and answers for you. So just a kind reminder. Okay, maybe I'll just finish on, I'll finish on this slide, and but I'll quickly take you through the rest. So the other thing that we're looking for is value engineering, and that can happen at the proposal stage, where suppliers can put in a supplementary proposal saying, here's the proposal you asked for, but here's something we think is better. But it can also happen during the implementation of a project, and the contract should allow for that. There's also a complaints procedure that we have in the bank,
And it's very important that suppliers are aware of that complaints procedure, and it's documented in the procurement regulations. Online, there's a booklet for suppliers to tell them how to complain, and it gives them all the information that they need in order to do that. I just want to quickly run through identifying opportunities. Here, I've provided a list of websites and apps that are available to get information. So this is really critical for suppliers to be able to access up-to-date information that's available. In terms of wondering what procurements are coming up, all bank-financed procurement notices must be advertised on the second item, which is the UN Development Business, UNDB, and this lists all international development tenders. So that's probably the first port of call. The bank also has Finance App and Procurement App, which we'll come to. And these are the rest of the pages, different documents that you can get if you want to get specific information or intelligence about a country or about a particular project in the country, how that's going, and you can drill down to looking at the procurement plans as well. This is just a tab where it's to help you go into a web page and then select the appropriate tabs to get you to the point you need to get to in order to access information. I won't give you a demonstration of that. This is the World Bank Finances app, which you can access on your phone, and it gives you up-to-date information on loans, procurement projects, budgets, and it gives you what's coming up in the procurement pipeline. The other app that we have launched is the procurement app, and this gives you information on contracts that have been awarded. So it's historical in that sense. But from there, you can also see where a contract has been awarded, who the in-country partners are. And that's a start sometimes to work out how to access different partners in different countries. I won't go through preparing a proposal. I'm sure you've got a lot of experience in doing that, but there's some tips for preparing a World Bank proposal. In conclusion, the message we're trying to get across is that the new procurement framework aligns the role of procurement in a modern public sector organisation. It also gives much greater flexibility for borrowers to get the desired outcome. Value for money, fit for purpose, allows for innovation, encourages innovation, and we are certainly encouraging much more engagement with businesses by the borrowers and supporting them to do that where possible. Transparency is something that's at the heart of how the World Bank wishes to operate, and so we put up as much information as we can through our website and the apps. And at the end of the presentation, here are the links for information. There's guidance here on how to complain, how to work with the World Bank, and here are the links to the various websites. And if you do find a particular project in country that you want to find out more information about, this is the list of names for the global practice managers who are based in Washington. And these are the procurement practice managers for these different regions. So if you were looking at a project in Indonesia, you would contact Snezana Mitrovic. That's the end of the presentation. So do we have enough time for questions? I can't hear you.
Thank you, June, for your presentation. It was very interesting. And yeah, we have loads of questions. Okay. And without further ado, let me start sharing some of the questions we got from our attendees. So here we are. First question from Miss Florinda De Eugenio. A company is called Frisoli. Can you see it? It's on full screen. Both of Mr. De Laurentiis have been talking about market engagement and early market engagement. She's talking about the project cycle and when is the best moment for a company to be propositive by sharing its innovative technology with the World Bank officers. I think from the it's to do with finding the best time when the bank is able to engage with innovation and in proposals. Now, often that is when a specific project has been identified and that it is suitable for the type of innovative technologies that are being presented. So it's really to be able to keep an eye on what is coming up in the pipeline. So that's using the Finances app, looking into projects that are developing. And you can see from the documentation what the scope of projects will be. So I think that would be one of the best ways to do it there or when the projects are advertised as going out to tender. So when the procurement notices are put up, that's the other place to start engaging. We sometimes get unsolicited proposals from companies. They often would go to the executive directors' offices. However, because they're not targeted to a specific project or a specific country, they can be difficult to tie into what the bank is trying to achieve. So usually it's at a project level that you would get the most amount of integration, and it's at that stage that you can show and demonstrate why that innovation is effective and is going to add value for the borrower. Okay. Next question. We have this question from Mr. L. Quincy. Our company developed an excellent battery swap and smart grid system. Who will be the person able to facilitate contact with companies specializing in the construction of new districts or new totally carbon-free cities? Good question. So the bank has various divisions within it. The procurement team is supported and the teams out in country are supported by technical expert teams. And I'm not sure who the technical expert team for this is, but what I can do is find out the appropriate technical expert team and give you that name, because they will be able to tell you more about how they're looking to use this type of technology. And they'll also be able to talk to you about possible projects that are coming up where it could be used. And they'll be able to give you guidance on where the bank's at. So it's you've developed a battery swap and smart grid system. I'll just make a note of that. I will also send you a reminder about the question, so with the email address of the gentleman or gentlewoman. Right. That's fantastic. So I can find out the technical expert involved in that, and that would be your best chance to have a chat with them. Perfect. Next question we have from Chaos. What to do if the contracting authority does not play according to the rules? In a tender for consultancy services, we had the highest technical score and the best price. At the negotiation, the contracting authority requested us to cut the price down by 60% of our original proposal. The request was completely unrealistic, and the negotiation of the lump sum price was explicitly excluded by the tender documents. What should we have done in this circumstance? Right. So in these circumstances, the first port of call is obviously to take the matter up with the contracting authority.
I take it that that was not successful. The second option is to make a complaint to the bank. So on our website, we have procurement guidance for suppliers on how to make a complaint to the bank. And that's got various links in it of how to do that. Now, the bank has an oversight function only, so it cannot control or get involved in the actual decision that a borrower makes. However, if the contracting authority has not followed the bank's rules appropriately, the bank can declare a misprocurement. So there's everything from talking to the contracting authority, talking through how the decision was made, if it was reasonable, if the negotiation is appropriate or whatever, and trying to persuade them. If it's a serious case, the bank can declare misprocurement. So there's a kind of range of interventions that the bank can take. But at the end of the day, the bank can't overturn the decision. We don't, that's not our role. It's an oversight role with one of persuasion, and then we can control how the bank regulations are implemented. So this one is, does IBRD Yeah, this question comes from Miss Adriana, who works for an Italian bank. So she was interested in this specific question. Could you read it out? Because I got... Yeah. Does IBRD issue guarantees to cover trade loans granted by banks in the same way as IFC does? This is the first question, I guess. To make myself clearer, if I am a bank and I give a loan to an Indian bank to finance a project, is the EBRD able to give a guarantee to the financing bank if the project is of interest? Wow, that's quite complicated. I hope I understood. I don't know if you... Yeah, so the role of IBRD is not to provide guarantees to cover this type of thing. That's completely out with the scope of that. And IFC is the institution which supports the private sector to do business. I'm a bank and I give a loan to IBRD. Yeah, so the answer is no. That's not its role. Okay, we have another question from a startup, an Italian. We are an Italian startup specialized in GAN algorithms and data literacy, but we never won any tender in Italy. So the question, I guess, is, but they have experience both in the US and China. We are risking to be excluded by the World Bank opportunities because we are an Italian company without any Italian experience. Is this, so I guess the question is, if does the bank exclude you if you don't have any experience in your own country? No, not at all. It's experience relevant to your product or service, whether that's in your own country or in another country. And what the bank particularly is looking for often is experience in developing countries. So I know that the traditional route to getting into exporting is to build your business in country and then within your region and then internationally. But you can go from this situation to, if you've won work in other developing countries, that can be significant. Okay, thank you. Next question. So how, I guess you already answered this question, if you've been
excluded. Where can you find a complaint? I guess let me move on because I saw that you mentioned that in your last slide. Let's see. Okay, I guess that was all. Let me see. Okay, there is one from Politecnico di Milano, which is a university. They're asking, I would be interested in better understanding the capacity building aspect of the new World Bank approach. As a university foundation, the Fondazione Politecnico di Milano, it seems to be interesting. A capacity building approach in country? I guess so. In terms of how that relates to procurement, where appropriate in certain contracts, we will have a capacity building aspect to it, particularly where we have specialist consultants that are coming in to support the project. And whilst they'll be doing the principal work, we're asking them to work with the government's counterparts. And part of that will be to develop skills and help them to be able to work in that area more effectively. So it's part of how it can be built into the project implementation. There's also various not targets, but there's various projects now where there's a focus on equality of having women working and being given opportunities to work, for example, in construction, and being able to get in-country qualifications and being able to have a career in these industries, which perhaps in some countries have not been traditional areas for women to be involved. So some of that capacity building is targeted towards certain types of groups. I guess we have time for two last questions. So here is an anonymous question. Does the World Bank apply any additional score to SMEs that are able to certificate their supply chain, like guaranteeing there is no slavery involved or there is a sustainable business model? So generally there's no additional score for SMEs. Or for their for looking at their previous history, it's up to the borrower in an individual project to determine if it wishes to give SMEs particular scoring. Now, if so, for example, it's a specific requirement that any supplier has not to be involved in forced labour, slave labour, or child labour. So they would be disqualified. They're not eligible to bid for contracts if indeed they've been involved in that, or there's proof that that is within their direct supply chain. I'm sorry, I can't remember the other part of the question. We have one more. I guess we can move to the next question. Let me share the question. It's here. Okay, we are finalizing a financial proposal. The calculation of local taxes is always doubt. We have been awarded for two tenders recently, and the approach in calculating taxes was completely different. Can you please clarify and give us some guidance on that? This is a real problem for suppliers. Unfortunately, the bank cannot advise on what local taxes are in individual countries. Taxes are a specialist area for each country, and it's just not in the scope of our job to be able to keep tabs on all of that. In terms of not being getting into difficulties, you may want to try and structure the way that the contract is written so that if you are to pay local taxes,
that they are there's a you could possibly try and put a maximum amount on it, but it's the actual taxes that are paid, and you want to try and cap that. You would hope that the borrower country or the contracting agency that you're working with would be able to specifically tell you what the taxes are and how much they will be in that particular case. Unfortunately, I've heard suppliers who've tried to do that, and they've got different answers from different institutions in country. So the local taxes issue is a real bugbear. If you can't get clarity up front, you could try and push back, because that's an unknown risk to you, a financial risk. So trying to cap it in some way is one other way of doing it. Okay, there is one other question from Mr. Bertuzzi, I guess. Good afternoon. Quite often the World Bank projects have to pass many screening concerns, environmental and social sustainability, before being financed. Is it possible to offer services directly to the World Bank regarding preventive assessment of the sustainability and environmental impact of a project? Would that happen in the pre-financing phase? Yes, consultants are often used by the borrower, not so much by the bank, in these pre-procurement, pre-financing phase, where the project is in design and scope development, and that's a very good opportunity for consultants to be involved, particularly around environmental and social concerns, because we're finding that a lot of borrowers don't have in-house capacity or the necessary skills that they would need to be able to undertake this work. So they're relying on specialist consultants who've got that experience. But it wouldn't be the bank that is hiring the consultant. It would be the borrower country or the contracting agency that would go out to get that technical skill. Normally. Okay, thank you. Then we have one question which I'll read out from our chat from Mr. Luciano Giannini, and this is the last question, I guess. Who shall I contact to have support from the World Bank for an innovative sustainable development project in an African country? So what would you advise? Who shall somebody contact in case they feel they have an innovative idea for a sustainable project for an African country? Should they go through the country directors of the bank, or should they go through the DC headquarters? Any advice? So the initial port of call would be the staff in a country. So with country director, or the task team leader, or if you want to speak to the procurement person, there's a procurement specialist there. The other way is to talk to the technical specialist. So if it's a water project, to either speak to the water specialist in country or back in DC. So you can target it by country or by specialization. Perfect. Okay. I guess that if there is anything you want to add, June, we would be pleased to hear you. We are trying to wrap it up. We went a little over with the time. So I just wanted to inform that some of the questions I will forward to you, the ones we mentioned here. And thank you so much for your exposition and for spending time with us answering our questions. We really, really appreciated that. And now we're about to switch to Italian again. So, and this was for the final, conclusions, the wrapping up of the session. And I'm pleased to hand over the word to Mr. Gabriele Cicolone, the president of OICE. Ingegner Cicolone, a lei. Ok, allora grazie Bernard per l'introduzione, quindi a me l'onere del
closing word di questo webinar. Devo innanzitutto ovviamente thank you June for the presentation, grazie molte ancora per la presentazione, and thank again to Enzo when you meet later during the day. Quindi grazie, devo dire è stato molto interessante e anche rispetto alla presentazione dello scorso anno credo che abbiamo fatto uno step di livello, diciamo siamo andati su un livello sulla preparazione del bid, diciamo quindi abbiamo fatto uno step avanti, diciamo anche più su un piano strategico se posso dire. Quindi e su questo farò qualche considerazione finale. Intanto però fatemi salutare e ringraziare ancora una volta, così la finisco con i ringraziamenti, Bernard, te in primis per la moderazione e dice tutta ovviamente nella persona del presidente che è stato con noi all'inizio, per il supporto per noi, per chi fa il nostro mestiere, e parlo sia da imprenditore che da presidente in questo momento dell'associazione, ICE è un partner fondamentale, lo dico anche agli associati e no che ci ascoltano, che ci stanno ascoltando, ICE per chi vuole internazionalizzare è un partner fondamentale. Ho conosciuto, come tanti di noi che lavorano all'estero, tanti dei corrispondenti ICE nei vari paesi sono veramente delle persone da tenere sempre in considerazione quando si vuole andare a fare un opening su una country che ci interessa dal punto di vista del business. Tornando ai temi più strettamente legati al webinar di oggi, devo dire, mi sembra che abbiamo fatto un passo in avanti. Parlando anche ai nostri associati, dobbiamo avere sempre più contezza, anche noi, che l'ingegneria e l'architettura sono dei prodotti da esportazione, sono dei prodotti italiani da esportazione, da export. E questo credo che lo dimostrino anche le statistiche che abbiamo visto e che ormai da qualche anno vediamo tutti gli anni e che vedono l'Italia fare questi passi nell'awarding dei contratti con la World Bank. Ovviamente è un osservatorio, ma è un osservatorio qualificatissimo e importante. Quindi vediamo l'Italia settima nella classifica dei contractor, sesta o settima, se ho ben preso gli appunti, in quella dei consultancy, con le cose che ci ha spiegato poi come leggere queste classifiche, come ha detto e non ripeto Enzo all'inizio. Secondo, credo possiamo fare ancora meglio, specialmente per quanto riguarda noi, ingegneri e architetti. Nella consultancy abbiamo visto, io ho preso qualche appunto, la Francia e la Germania, paesi per noi no, ovviamente competitor di primo ordine e di prima importanza, sia per la qualità dell'ingegneria che rappresentano, ma non siamo da meno. E quindi quando vedo che la Francia ha un awarding che comunque è quasi il doppio di quello dell'Italia, 189 milioni contro i 108 dell'Italia, c'è ancora un po' di strada da fare, siamo all'altezza e possiamo farlo. Alcune delle cose che sono state dette in termini di partnership, anche come ha detto Roberto Carpaneto, sono fondamentali, le partnership sono fondamentali e è stata fatta anche una domanda, quindi credo che ne siamo consapevoli. Qualche altro elemento, dobbiamo internazionalizzare, noi internazionalizziamo per il 46% del nostro fatturato, l'ha detto mi sembra proprio Roberto, come ingegneria italiana, dobbiamo continuarlo a fare ancora di più. Spesso ci diciamo anche, no, Roberto, nelle nostre riunioni, cosa possiamo fare per aiutare i nostri associati e chi fa ingegneria a fare l'ultimo miglio all'estero. Oggi no, è una suggestione che tu ci porti ogni tanto al tavolo, aiutiamo a fare l'ultimo miglio. E poi ci diciamo, dobbiamo sì aiutare a fare tutte le miglia, ma gli imprenditori e chi fa ingegneria e architettura deve fare le miglia da soli. Noi dobbiamo mostrare dov'è, where is the bike, dov'è la bicicletta. E la World Bank è una delle biciclette per fare business all'estero e lo è in maniera qualificata.
Abbiamo sentito, io anche con interesse, uno degli interventi. Di solito quando andiamo all'estero di che cos'è che abbiamo timore? Abbiamo timore dei, quando andiamo nei paesi in via di sviluppo, abbiamo timore del solvency, dei pagamenti che non arrivano o che non sono adeguatamente coperti, abbiamo paura della mancata trasparenza di alcuni mercati. Credo che chi si affaccia come noi per fare attività all'estero può trovare nelle gare con la World Bank una risposta, anche se abbiamo visto da un'interessante domanda che poi problematiche ci sono anche nelle gare che sono sotto la copertura della World Bank. Però è un ambiente dove si riesce a dare comunque una risposta a tanti punti interrogativi di chi che poi ci troviamo ad affrontare quando andiamo all'estero. Quindi io terminerei sostanzialmente così, non voglio rubare troppo tempo, è stata una 2 ore molto intensa e molto interessante. Credo che possiamo arrivare all'anno prossimo e cercare di vedere che nelle classifiche siamo cresciuti almeno di una posizione. Mi ha fatto piacere leggere il nome di qualche nostro qualificatissimo associato nelle classifiche dei primi 10, del top 10 dei consultancy firm che hanno preso attività con la World Bank nello scorso anno. Quindi mettiamo qualche nome in più, poi ce la possiamo fare. Terminerei con una battuta, insomma, comunque, dato che parliamo di una stazione appaltante, no? Dicendo le cose, ricordiamoci che per vincere bisogna prima partecipare. Questo ricordiamocelo. Per vincere è necessario fare un passo importante, partecipare, perché spesso ci troviamo a piangerci addosso che vinciamo poco, però poi partecipiamo poco. Quindi facciamo le cordate tra di noi, ci si conosce, l'associazione è anche un modo, è stato detto, per conoscerci di più, e partecipiamo e vinciamo. Grazie mille, ingegner Cicolone, presidente dell'OICE. E prima di concludere, mostriamo una slide dei prossimi appuntamenti del ciclo dei Development Webinars. Ecco, la prossima iniziativa si terrà il 25 giugno, è una introduzione alla AIIB. Abbiamo fatto un seminario l'anno scorso anche con gli amici dell'OICE, questo organizzato in collaborazione con gli amici dell'Anima, è un'introduzione alla Asian Infrastructure Investment Bank. Poi il 30 giugno abbiamo di nuovo in collaborazione con OICE il secondo webinar sulla World Bank. Attenzione, questo sarà dedicato al corporate procurement della World Bank e avremo niente poco di meno che il Global Procurement Officer della banca, il capo di tutto il procurement, il corporate procurement della Banca Mondiale. Quindi questa è un'occasione particolarmente ghiotta. Infine, il 2 luglio abbiamo una introduzione alla World Bank per gli amici di Anima, dove verranno illustrate le opportunità per l'industria meccanica. Ci saranno esperti settoriali che aiuteranno un po' a capire meglio le opportunità per questo settore. Ovviamente l'indirizzo a cui scrivere per ulteriori informazioni è questo. Io volevo anche portarvi i saluti del presidente Ferro, che si è dovuto disconnettere prima per precedenti impegni. E anche il dottor De Laurentiis vi saluta, ci ha detto che c'è stato un problema, stavano facendo dei lavori sotto la sua abitazione e hanno evidentemente tagliato dei cavi, quindi è saltata via la corrente, l'internet e tutto. Vorrei lasciarvi i riferimenti di OICE e di ICE, l'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali del Dottor Lovato, per OICE l'Ufficio Affari Internazionali con Marco Ragusa, lasciamo la sua email, qui a sinistra c'è la mia. Grazie ancora per la partecipazione e vi prego alla fine di voler compilare il questionario di valutazione dell'iniziativa. Grazie ancora e al prossimo webinar. Arrivederci a tutti. Grazie.